Questa canzone che come dire, abbiamo ascoltato a Sanremo Giovani e ancora prima, un tema molto importante e molto sentito, come tu dicevi, questo della condizione femminile in carcere e in questo caso relativamente anche alle mamme. Ecco, dietro c'è anche tutto un altro progetto, no? Allora, parli del mio progetto musicale? Sì, esatto. Allora, Nine Brava è un progetto a sé, nel senso che io ho scritto questa canzone perché sono venuta a conoscenza di questo argomento e ho parlato di questo argomento perché mi premeva molto e ne ho approfittato di un palco così importante come quello di Sanremo per raccontare questa storia. Il mio progetto musicale parte dopo Nine Brava e con una connessione sicuramente con Nine Brava, ma parlerà anche di altro, ecco. Partendo da Nine Brava farò un percorso musicale di coraggio attraverso anche la mia vita. Come è nata l'idea di mettere in musica questa esperienza? Cioè, quando è nata l'idea di scrivere una canzone su un tema così difficile e così importante? Allora, del quale si parla poco, tra l'altro, no, in musica. No, non se ne parla proprio. È nata perché ho letto una sceneggiatura inedita di un regista e ho fatto delle ricerche e ho visto gli occhi di un bambino che mi sembravano gli occhi di un uomo e quindi poi ho scritto la canzone. Ad oggi posso dire di essere ancora di più entrata, diciamo, in questo argomento perché mi sono ancora di più informata, ancora di più ho parlato con le associazioni che si occupano di questo e devo dire che la situazione carceraria italiana è veramente disastrosa. I bambini che sono in carcere con le loro madri hanno disturbi di ogni genere quando escono dal carcere, bambini aggressivi, bambini che non riescono a parlare, hanno problemi proprio di socializzazione. Quindi è un argomento che bisognerebbe prendere in considerazione. Dicono che sono pochi addirittura, c'è chi dice è una fetta troppo poca per poterne parlare, 62 bambini in carcere, tra cui due bambini quest'anno sono morti. Io direi che bisognerebbe un attimo prendere in considerazione l'argomento. Tra l'altro, se non sbaglio, nel tematoriale di questa canzone ci sono anche due ternani, no? Francesco Murettini e Lucangelo Santi. Sì, assolutamente. Loro sono stati con me, mi hanno supportata, mi hanno aiutato, proprio Francesco con la musica, Lucangelo Santi con il testo, a scrivere la canzone. E quindi li devo ringraziare. C'è anche Emiliano Palmieri, che è il produttore musicale. E quindi siamo stati una squadra veramente forte. Ecco, c'è di questo tema intenzione di riparlare ancora, di rimetterlo ancora in musica? Ho intenzione di parlare di Nine Brava tutta la vita, fino a quando ce ne sarà bisogno, però musicalmente adesso il mio percorso va avanti, sicuramente mi occuperò di altre cose. Il prossimo brano che uscirà è un brano che parlerà di un argomento anche molto importante, che però riguarda più, mi riguarda più personalmente.